Deus et verbum, no? La parola è Dio, la parola che crea. Il primato della parola la chiamerà la chiave fatata che apre tutte le porte. Manca la parola ai figli dei poveri. Perché? I figli dei poveri non sono sacchi vuoti, sono depositari di un sapere. C'è quella bellissima lettera che scrive a Bernabei, Ettore Bernabei, presidente della RAI e poi prima direttore del Mattino, dove gli fa capire, guarda, che i miei contadini non sono vuoti, hanno una cultura, solo che la cultura ufficiale non la riconosce. Hanno quella cultura molto più umana, più profonda, più creatrice che non quella delle cattedre universitarie. E quindi questo amore per gli ultimi, inteso come, anche come ricchezze, soprattutto la ricchezza della la parola, però bisogna darla. Guardate, io che vengo da San Franco, gli ho raccontato, vengo da una famiglia di minatori, l'ho sentito fin da piccino questo dramma della parola. Quando andai a visitare, ricordo una famosa visita da un luminare dell'ospedale di Siena, e il grosso dottorone a mia madre gli disse: sa signora, lei ha una bella faccia da libertina. Io contento come una Pasqua. Ma mamma è libertina. Non conoscevo la parola. La mancanza della parola mi rendeva subalterno. Non mi metteva, mi spronava quella rabbia, quella ribellione e quel desiderio poi di conoscere le parole per comprendere gli altri e far comprendere me stesso. Problema. Oggi il tema della parola è un tema ancora caldo, che era caldo allora e caldo anche oggi. Le nuove povertà linguistiche, ce lo dice Tullio De Mauro, poi ce lo dicono i nostri babbi, no? Culturali, Tullio De Mauro, Mario Lodi, Umberto Eco e quant'altro. Mancano la parola, la mancanza della parola. E quindi su questo bisognerà cominciare a fare qualcosa. Oggi il tema della parola si è complicato. La parola è fatta di Radio Milani. Il problema di implementazione e di ricchezza linguistica non è riservato all'insegnante di italiano, è riservato a tutti gli insegnanti che devono far apprendere le parole, tutti i linguaggi di tutte le discipline diverse e tutti gli strumenti di trasmissione dei linguaggi. Lui l'adoprava, oggi qui siamo in una kermesse tecnologica dove si vedono anche nuovi sistemi di comunicazione. Allora, che questi sono strumenti. Vedete, un altro aspetto, la piscina. Sapete come la chiamavano la piscina i ragazzi di Barbiana? L'oceano di Barbiana. Perché nacque la piscina? Non solo perché ovviamente il senso paterno di questo prete Bart, mamma, babbo, era tutto, insomma. Era quello di fargli crescere sul piano psicofisico, no? Quindi in età evolutiva hanno bisogno di movimento, di sport, eccetera. Mai competitivo. Lo sport mai deve essere competizione l'uno con l'altro. Come anche le valutazioni dei risultati non possono mai essere competitivi. Allora, vedete, fecero fare un'estate da ragazzi, Badile, Piccone, Pala, questa piscina. Guardate, è profonda, chi c'è stato lo sa. Un ragazzo ci affoga se non sa nuotare. Perché la fece fare? Ecco il tema. Per superare la paura. La paura, la brutta bestia è la paura. Gli uomini che vivono della paura e non danno risposta alla paura, poi fanno degli errori storici diversi. Guardate che cosa succede nel mondo, le guerre, eccetera. Ho paura dell'altro, ho paura della loro storia, ho paura del colore della pelle, della lingua e così via. La paura, per cui ogni essere diventa oi barbaroi, no? Coloro che parlano una lingua diversa che non comprende. Quindi come si supera la paura? Attraverso l'acquisizione del sapere, la cultura. Ecco, quella cultura, lo diceva stamattina poi alla fine il giornalista qui vostro della
della RAI, no? La cultura come strumento di pace, perché tramite la cultura corretta e quindi l'informazione corretta che dà cultura, fa cultura, è possibile superare la paura, lavorare sulla paura, quindi non demonizzarla, non allontanarla. Le paure sono come gli errori del resto, no? Sono gli strumenti formidabili, formidabili di crescita e dei nostri ragazzi. Fece fare questa, possiamo girarla ancora? La diapositiva? Come faccio? Sì, un altro, due cose. Certo. Andiamo avanti. Ecco, tutti i linguaggi, il linguaggio, vedete, la musica letta, la musica prodotta, la musica sentita, la musica approfondita. Voi sapete, le portava al teatro, lui non ci andava perché i preti non potevano andare alla Scala. Questi ragazzi arrivarono alla Scala ospitati da Brambilla e dalla Pirelli, sapendo tutti i libretti dell'opera. E sapevano anche i motivi dell'arietta, le cantavano, mentre tutti gli altri ascoltavano passivamente. L'essere, quindi, linguaggio musicale, andiamo avanti. Ecco, questo a mio avviso è uno dei simboli più belli. L'astrolabio, noi lo chiamiamo. Intanto una notizia, vedete, quei piedi su cui poggia l'astrolabio, sono tre piedi, sapete da dove vengono? Vengono dagli stendardi che portavano le compagnie durante le processioni religiose. Il riuso del vecchio per il nuovo, no? Per il futuro. Prende questi stendardi, le spezza, basta le processioni. La nuova processione è la cultura, la scuola, no? È il sapere. E si costruisce l'astrolabio, che lo mettono nella piazza di fronte alla scuola per individuare dove Barbiana è collocata nel mondo astrofisico, no? E lì c'è scritto, guardate, non è leggibile, osservatorio, officine meccaniche dell'osservatorio astronomico di Barbiana. Come se Barbiana fosse Arcetri di Galilea, pensate all'autostima, no? E vedo che la Barbiana si trova alla longitudine X e latitudine Y, non me ne ricordo. Guardate il senso questo. Barbiana è un puntino, piccino, 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 un puntolino, non nell'universo, ma c'è. E l'esserci è importante, fondamentale. Avere la percezione di esserci, la domanda, perché ci porta alla domanda successiva, perché ci siamo? No? E perché ci siamo? Ecco allora che a me viene in mente sempre, quando spiego questo astrolabio, il film di Fellini, La Strada, vi ricordate? C'è Gelsomino e Zampano, il clown, il pazzo. Gelsomino dice, prende dei sassolini per terra e domanda a Zampano, il pazzo, a che servono questi sassolini? Dice, non lo so, ma so una cosa, che servono? Che ci sono, e se ci sono un senso deve avere. Che cos'è? La nostra cultura, le nostre domande, il sapere inteso come domande continue, TST, no? Dicevano i vecchi, i greci. La domanda, se non quello di dare una risposta a questo, il sapere inteso come dare una risposta di senso, ci arriveremo a trovarlo mai? Perché ce lo dirà nel Santo Scolaro. Il senso è ricerca, sta tutto nella ricerca, non nell'arrivare alla verità. Noi non dobbiamo imbottigliare i nostri ragazzi di verità assolute, spingerli alla ricerca, trovare delle verità relative e continuamente validarle, come diceva Popper, no? Validarle, cioè riconfermarle. Bene ha detto il giornalista stamattina, la ricerca, il sapere inteso come ricerca, ricerca, e il nostro senso sta in questo. E siccome questi ragazzi stavano a Barbiana dalla mattina alla sera, 12 ore al giorno per 365 giorni dell'anno, che cosa facevano? Facevano come i frati nel monastero, studiavano, pregavano, studiavano, ricercavano. La preghiera e lo studio, no? Ecco, allora santi siete voi.
santi siete voi. Lui, pittore, costruisce il disegno del bambino, gli mette l'aureola. Quando vanno a disegnare poi il volto, non riescono a disegnare il volto. L'aiuta il piccolo principe di Saint-Exupéry, no? Quando cercano la cerva, eccetera. E allora al posto della faccia ci mettono un libro. Pratica, tra l'altro, che Don Milani, il personaggio senza volto, aveva attuato in tutta l'azione di acquisizione, di apprendimento pittorico che aveva fatto a Blera. A Blera, l'ultima fase di neoespressionismo e neoimpressionismo, aveva imparato proprio questa tecnica del senza volto, no? E allora ragazzi gli si domanda, dice, ma chi c'è dietro il libro? Lo levate, ci siete voi stessi, no? Cioè, i ragazzi che studiano, a cui Don Milani ha avuto tanto voluto tanto bene, fino al punto tale di averli fatti salire fino al cielo, fino all'altare. Non lo diceva anche il Papa l'ha benedetti, per cui noi siamo a posto. Quindi il santo scolaro si può mettere anche sulle... Ecco, l'ultimo punto questo davvero, è l'idea dell'ultimo testamento fatto da Don Milani prima di morire. Ho amato più Dio e più voi che mio Dio, e sono sicuro però che mio Dio ascriva a se stesso l'amore che ha avuto per voi. Cioè l'amore non è un amore ovviamente patetico, no? Romantico. L'amore è un riconoscimento di una funzione maieutica che l'insegnante ha nei confronti dei ragazzi. Le fa crescere, le prende per mano. E qui c'è tutto Dante, e chi chiudo, nella terzina del terzo canto dell'Inferno, quando Dante deve iniziare il viaggio nel mondo del male, ha paura, vorrebbe tornare indietro, e chi interviene? Interviene Virgilio e dice la terzina, dopo che la sua mano sulla mia pose, mi prese per mano, con lieto volto, con volto sereno, non giudicante, ond'io mi assicurai, non mi sentì giudicato, mi addentrai per le segrete cose. Cioè dare la certezza ai ragazzi che sono arrivati nella dimensione di poter camminare con i propri piedi, perché accompagnati da quel sapere, da quella crescita che il maestro gli ha dato. Il maestro si eclissa, e allora cos'è il maestro? È colui che accompagna verso il futuro, no? Fa partire i ragazzi dall'autoritarismo, chiamiamo così, il termine non è adatto, ma del maestro nei confronti dei loro figlioli, per portarli alla piena autonomia, camminare con le proprie gambe, no? Ricordate tutti l'illuminismo di Immanuel Kant. Ecco, vedete, quindi sono gli ingredienti che ci dicono che ancora oggi il pensiero di Don Milani ha tutta la sua validità. Scusate, l'ho tirata un po' a lungo. Grazie Lauro, peccato che ha potuto parlare così poco. Noi di Napoli qua dell'MC per l'ospite da ieri, quindi ci sta, oggi noi possiamo portare avanti i valori della scuola di Barbiana, e quindi perciò poi l'intervento di Daniela dopo l'intervento della professoressa Striano. Sì, io vi ringrazio per questa occasione di riflessione sul pensiero di Don Milani, che è un pensiero che non si può considerare come un modello. Lo stesso Don Milani, quando veniva interrogato, gli si chiedeva ma come si fa a esportare Barbiana in altri contesti, in altre scuole, lui diceva non è esportabile Barbiana, perché Barbiana non è un modello. Barbiana è un'esperienza concreta, situata all'interno di un contesto particolare, territoriale, un particolare momento storico, con dei particolari ragazzi, e quindi non deve diventare un modello, un'icona pedagogica, perché poi il tema è proprio questo, le icone pedagogiche non funzionano le esperienze che sono esperienze significative e importanti
che possono fare la differenza in termini di cambiamento. Però c'è una cornice di senso che secondo me è importante sottolineare. La prima cornice di senso è una cornice che mette in relazione la scuola con un problema di giustizia sociale. Noi non possiamo ignorare che la scuola fa la differenza in termini di giustizia sociale. Lettera una professoressa, tutta l'esperienza della scuola di Barbiana ci danno proprio il senso di quanto a scuola abbia continuato a perpetuare delle disuguaglianze dal punto di vista sociale che poi lasciano il segno nella vita e nel destino dei ragazzi. Quindi ragionare in questi termini, cioè comprendere che la scuola può fare la differenza rispetto proprio a un cambiamento, a un riconoscimento di quelli che sono appunto i talenti, un riconoscimento di quelle che sono le progettualità di vita, è fondamentale, perché se non lo fa la scuola, ma chi lo fa? Chi lo fa in alcuni territori, in alcuni contesti dove le famiglie non ci sono, dove i ragazzi hanno non hanno risorse dal punto di vista delle opportunità di crescita? Chi lo fa se non lo fa la scuola? E d'altra parte Don Milani lo diceva chiaramente, la scuola e la politica sono due modi di amare. Amare significa prendersi carico della persona, accompagnarla in un processo di crescita che le consente di realizzare al meglio le sue potenzialità, le sue risorse. E quindi questo è il compito che all'interno appunto di una cornice, che è appunto quella di senso, che è quella della relazione tra scuola e la giustizia sociale, secondo me è importante recuperare. E io credo che in questo momento storico in particolare sia importante ragionare in questi termini, perché ragionare in termini di merito significa spostare l'attenzione da un tema che è un tema politico, sociale, che è appunto quello di garantire la giustizia, garantire a tutti le opportunità che si meritano. E d'altra parte Don Milani lo diceva chiaramente, cioè non si può fare parti uguali tra disuguali, non si può fare parti uguali tra disuguali. Quindi io a chi ha di meno devo dare di più, ma molto di più in termini di insegnanti capaci, motivati, di investimenti economici sulle scuole, di tempo pieno, di un sapere che non è un sapere masticato attraverso i manuali, ma un sapere dato in presa diretta, quindi il contatto diretto col sapere alto, col sapere elevato. Devo dare molto di più e questo è un tema importante. Quindi dare molto di più significa che all'interno dei contesti educativi noi dobbiamo portare il massimo possibile che dobbiamo riuscire a realizzare in termini di progettualità educativa. Un altro aspetto che secondo me è importante è questo. Ci giochiamo la scuola come una risorsa educativa oppure ci giochiamo la scuola come uno spazio in cui si fa istruzione o al massimo si fa socializzazione, si fa inculturazione e non si fa educazione? Perché la confusione tra istruzione, socializzazione e inculturazione e la messa invece un po' in sordina dell'educazione in termini di progettualità fa la differenza sul modo in cui noi pensiamo, rispetto al modo in cui noi pensiamo di fare scuola, di fare educazione. Quindi se noi invece mettiamo in primo piano l'educazione rispetto agli altri compiti che alla scuola vengono assegnati, allora riusciamo invece a realizzare una progettualità che va nella direzione della crescita e del cambiamento. E la direzione che poi auspicava Don Milani auspicava la direzione per i suoi ragazzi, l'opportunità di crescere e di fare la differenza all'interno della società, cioè di diventare parte attiva all'interno di un contesto sociale. E quindi qui poi c'è il ruolo dell'insegnante, il ruolo della scuola e il ruolo dell'insegnante. Se l'insegnante si gioca un'agency educativa, allora
si muove in un certo modo, in una certa direzione. Se l'insegnante invece si gioca invece un'agency soltanto appunto nell'alveo dell'istruzione, allora ovviamente farà la sua parte in modo molto diverso rispetto a quelli che sono i mandati sociali, politici e culturali della scuola. Io credo che la scuola sia uno spazio in cui si possa fare politica, ma non politica appunto nel senso di indottrinamento. Si può fare politica nel senso che ci indicava Don Milani. Don Milani sottolineava che sortirne da soli, avarizia, sortirne insieme è politica. Che cosa significa? La scuola è uno spazio in cui tutti insieme possiamo progettare il cambiamento dei nostri territori, del nostro tessuto sociale, possiamo immaginare qualcosa di nuovo e di diverso anche per la nostra città, ma significa che ci dobbiamo mettere tutti insieme per realizzare un progetto che è un progetto condiviso. Politica significa imparare a stare insieme, imparare a progettare qualcosa che rappresenta un obiettivo per noi, per i nostri territori, per la nostra città, e farlo con tutti gli strumenti che ciascuno di noi può mettere in campo. E quindi anche in questo senso il lavoro educativo è un lavoro politico. È un lavoro politico che educa alla cittadinanza democratica, nel senso di una democrazia reale, vissuta, partecipata, che è poi il vero senso di quella che è la democrazia. Quindi queste secondo me sono delle istanze che nel pensiero di Don Milani dobbiamo recuperare e che dovremmo riportare all'interno delle nostre scuole, perché la scuola può fare solo la scuola può fare la differenza, non c'è altro. E noi lo sappiamo bene. Quando io vado in alcuni territori vedo i dirigenti, vedo gli insegnanti che lavorano e vedo i risultati, al di là delle prove invalsi, ma vedo i risultati in termini di partecipazione di ragazzi che magari a scuola non ci sarebbero mai andati, invece ci vanno, coinvolgimento attivo, di traiettoria di crescita delle persone. Si vedono i risultati, allora significa che la scuola può fare tanto e può fare molto, e questo è il lavoro che noi dobbiamo riprendere in mano. Grazie alla professoressa Striano. E io credo che noi siamo d'accordissimo con tutte le cose che hai detto. E questo fatto di sottolineare come fare politica, io direi con la P maiuscola, certo. La P minuscola lasciamo a tanti altri politici, politicanti, e il Movimento di Cooperazione Educativa, nell'ispirazione del suo fondatore, che è Celestin Frenet, pedagogista francese, che è stato in galera perché era un pacifista, tra l'altro, parliamo della Prima Guerra Mondiale, dopo essere stato comunque al fronte, e sosteneva anche lui che il lavoro politico, il lavoro educativo è un lavoro politico, e quindi noi nel Movimento di Cooperazione Educativa non scindiamo queste due cose, dando alla politica naturalmente il significato più ampio che possiamo avere. Allora, di nuovo grazie alla professoressa Striano. A questo punto, quando tu hai detto del tu, quando hai detto io di mio padre, è una cosa che mi lega a te profondamente, perché lui quando ci siamo conosciuti mi ha raccontato di come stava in classe con papà, e veramente mi ha emozionato. Sì, allora a questo punto dico quest'altra cosa, che il padre, che ha scritto un libro negli anni 60 che si chiamava Di storie, uomini ed eroi, ci faceva capire, in prima superiore, Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta, ci faceva capire come la storia non lo fanno solo gli eroi, lo fanno anche gli uomini. Scusa. E quando doveva fare il libro, tenevo tutti appunti sparsi, arrivava in classe, ragazzi, ma che fate tutti quanti, venite qua, e ci metteva in cerchio, così come siamo noi, così come poi io ho fatto tanti anni dopo nella bottega della comunicazione e della didattica, che ha un'ispirazione MCE, e lui diceva: aspettate, che voglio farvi sapere quello che io ho scritto, voi che dite?
prendeva le osservazioni che noi facevamo, se le segnava sul foglio e correggeva. Editore, non mi ricordo chi era, Loffredo. E quindi grazie di questa opportunità che mi hai dato di fare questo ricordo. La parola, no, ed ecco la frase che diceva la professoressa Siano: dare molto di più. Dare molto di più. Io sono convinto che noi siamo qua perché vogliamo dare molto di più, e quindi vediamo Daniela che cosa ci propone. Ringrazio. No, sto in piedi perché non riesco a... È un'abitudine stare in piedi e girare. Sono proprio, voglio dire, una peripatetica, infatti. Sì, no, sarò anche forse più breve proprio perché per ascoltare Luigi, e poi sarebbe importante appunto avere un riscontro. Sì. Il titolo credo che sia emblematico, proprio perché credo che noi in questo momento storico abbiamo tutti bisogno di riappropriarci di uno spazio, di un luogo di pensiero e di formazione, che è la scuola. Scuola democratica è una scuola per includere. Vabbè, l'immagine di Frato penso che sia veramente emblematica. Se ci siamo dobbiamo contare anche noi, i ragazzi al centro. La scuola ha decentrato e messo al centro altro. Rimettiamo i ragazzi con i loro bisogni, nella nostra capacità di ascoltarli, perché è da lì che parte tutto. Ne parlavamo ieri con Lauro, quanto sia fondamentale essere abili, imparare noi per primi ad ascoltare e ascoltarci. È ovvio, questa è una frase, cioè, lo sappiamo tutti, siamo uomini e donne di scuola, è il luogo di formazione, la scuola della persona, dei diritti fondamentali. Però come si apprende la democrazia? Imparare ad esercitarla, portare i ragazzi a vivere, a condividere momenti di partecipazione progettuale, perché poi si possa tutti concorrere alla costruzione di quello che è il progetto di benessere comune. Portare i ragazzi a comprendersi, potenziare il sé di ognuno di loro e soprattutto avere quest'occhio pedagogico. Io l'ho voluto proprio mettere in diapositiva: non c'è nessuna democrazia senza pedagogia. Cioè il pensiero politico deve essere un pensiero che deve avere un fondamento pedagogico. I conti col nostro tempo. È praticamente un elenco drammatico. Lo vediamo: guerre, migrazioni, individualismo sfrenato, gli egoismi politici, consumismo, la crisi climatica, la pandemia che ci ha segnato tutti, che poi ha dato molte opportunità di isolamento e soprattutto di esaltazione dell'individualismo. E in ultimo il pensiero unico, ce lo diciamo, sappiamo noi tutti gli uomini e donne di scuola quanto praticamente stiamo vivendo un momento di difficile guerra, perché è una contrapposizione tra il diritto al pensiero critico, il dovere al pensiero critico, e invece praticamente questo imbrigliamento al quale una società come neoliberista, una società che sta mortificando fortemente il nostro pensiero creativo, ci sta minacciando. È una minaccia che percepiamo con molta rabbia, e ecco, diciamo pure che questa è la nostra chiamata alle armi. Noi siamo in prima linea come formatori, ed è una cosa che la passione di Lanfranco, prima quando si è emozionato, ricordare quanto il mestiere, la professione, ma il mestiere dell'insegnante sia giocato proprio sulle passioni individuali. Ci dobbiamo rialimentare le nostre passioni che ci hanno ricondotto qui e che oggi ci hanno portato qui, perché non è un caso.
pensiero di Nino Milani è, diciamo, martellante, è un tarlo che ci impone una riflessione continua di rilancio. Cittadini sovrani. Cittadini sovrani, noi siamo in una, anche per formazione umanistica, ma comunque diciamo la cultura europea è una formazione che ci porta sempre a fare il, diciamo, i conti con il passato, ma ci proietta ad un futuro. E ma noi dobbiamo farlo in maniera critica. La lezione di Mérieux, o coloro che ci invitano soprattutto a sollecitare, a promuovere il piacere della ricerca, il piacere della scoperta, del confronto, della riflessione continua, della criticità che deve alimentare il nostro operato. E tutto deve partire da piccole pratiche concrete, spendibili nei nostri spazi, nei nostri luoghi, nelle nostre aule, con i nostri ragazzi, soprattutto mettendoli a confronto con altre dimensioni, altre realtà, allargare i loro orizzonti. Compito degli insegnanti. Sono bellini questi bambini che già sono in cerchio, ognuno seduto come vuole, liberi, non condizionati, da posture imbalsamanti, e lavorare nei contesti. I nostri territori sono ricchi di spunti e utilizzare tutto quello che ci è offerto, di coerente ovviamente, ma per fortuna per esempio noi viviamo in contesti molto ricchi e significativi di esperienze e di storie e dobbiamo promuovere, utilizzare tutte le attività, i dispositivi pedagogici, la cassetta degli attrezzi, quelle che sono le nostre capacità di promuovere la moralità in maniera tale che attraverso il laboratorio non è uno spazio attrezzato, il laboratorio è un luogo di incontro e di convergenza, di buone pratiche. Per far sì che ognuno di loro sia protagonista del proprio vissuto, della propria esperienza di ricerca, che la possa mettere al servizio degli altri. Si è parlato tanto di quanto sia importante che ognuno possa avere la capacità di poter esserci e poter essere anche riconosciuto dall'altro. Ne viene su, viene alimentata l'autostima. Un migliore determinismo, questo protagonismo, ecco la parola protagonismo che tanto, devo dire, strausata in tante situazioni, ma il vero protagonismo è quando si è consapevoli e responsabili del proprio ruolo nell'azione. La proposta dell'MCE passa attraverso i quattro passi, quattro movimenti di pensiero. Il primo passo, l'assemblea di classe. Ci sono tanti progetti che hanno fatto entrare, portate anche da associazioni titolate, hanno fatto entrare nell'istituzione una buona pratica che sono i consigli fuori classe, per esempio, no? Bene, quelli promossi da Save the Children. Ma noi sappiamo bene che c'è un pensiero a monte che era quello di Celestin Frenet. Frenet con l'assemblea di classe ha proprio, come dire, tracciato questa strada che per fortuna è ancora oggi spendibile, anzi necessaria più che mai, perché l'assemblea di classe diventi il luogo di esperienza diretta di quello che significa individuazione di un problema, anzi percezione di un problema, individuazione di un problema, discussione su quelle che possono essere le possibili ipotesi di soluzione e la messa in pratica per la trasformazione, dove ognuno praticamente si assuma la responsabilità di ciò che deve fare. Solo attraverso un esercizio del genere e dove praticamente ci sia l'esercizio della verbalizzazione dei processi, perché a noi quello che interessa non sono i risultati, a noi interessano i processi. Anche perché noi sappiamo che ognuno parte da livelli diversi. E il processo è
Due minuti, sarò veloce. Ricerca adozione, questo sarò rapidissima, perché le indicazioni nazionali per il curriculum, ai noi il 2012 è uscito un documento, per fortuna ancora vigente, che non è stato recepito, soprattutto non è stato recepito dalle nuove leve. Dai, vai, sarò rapidissima. Qui ci sono alcune citazioni. La promozione proprio di sviluppare inclinazioni. Vabbè, c'è tutto il nostro agito qui dentro. La presentazione di una persona parlare. Sì, assolutamente. Il fare scuola si mette in relazione alla complessità. Va bene, vai avanti, perché sono le discipline. Vabbè, si è anche detto prima, le discipline devono perdere questo confinamento, la perimetrazione che non serve a nulla. L'interdisciplinarità è fondamento nel nostro secolo, nel nostro tempo. Adozione alternativa, ai noi, questione meridionale, due Italie. I libri di testo sono governati, c'è una manipolazione e un indirizzo delle case editrici dove gli insegnanti praticamente sono messi a parte. Anzi, gli insegnanti comodamente utilizzano i libri di testo per fare lezione come vogliono i libri di testo. Diciamocela, andiamo avanti. Favorire l'esplorazione della scoperta. Ah, Mafalda, vabbè. Terzo passo, il lavoro a classe aperte. E il lavoro a classe aperte è proprio una della dinamica che consente ai ragazzi di aprirsi e vabbè, ovviamente la frontalità deve fare sempre più passi indietro. Quarto passo, valutazione e apprendimento, valutazione formativa. Ok, la formazione formativa serve perché praticamente possa essere poi incanalata in un, diciamo, in una, volevo dire, docimologia di più ampio respiro, ma nelle nostre pratiche, durante il percorso, che si faccia una valutazione formativa, ma a tutti i livelli. Qui i segmenti di scuola, i cicli di scuola sono praticamente alla mercé dei vari indirizzi, non va bene. Valutazione dello spazio. Noi che cosa proponiamo come movimento di cooperazione? L'abolizione del voto numerico in corso d'anno, l'utilizzo di una notazione formativa. Perché? Perché praticamente noi ci dobbiamo occupare proprio di quello che è il processo di crescita di ogni ragazzo. Insieme per il cambiamento. La parola insieme credo che sia insignificativa. Noi siamo qui nel movimento di cooperazione. Io faccio parte del movimento di cooperazione perché mi sento insieme a tante altre pensatrici che la sentono, che, diciamo, la pensano come me. Mi riconosco in un gruppo di più di 1000 persone sparse per tutto il territorio nazionale. La mia solitudine finalmente si è un po' alleggerita. E questo è un consiglio che invito tutti a fare, di aggregazione, perché oggi siamo soli, soli si perde. Va bene, uguaglianza e diversità sono praticamente parole chiave, non voglio dire oltre, possiamo andare avanti. Atto politico, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco, il problema è uguale al mio. Noi siamo un movimento politico, pedagogico, perché senza politica non c'è educazione. Grazie. A nome del gruppo. Ce l'ho fatta. La mia relazione organica. No, a questo punto Luigi, fai tu questa. Sì, posso dire una cosa velocissima ancora? No, comunque dopo facciamo il dibattito. No, finiamo un attimo così. Più che un intervento è un'informazione di servizio, più che altro. Allora, noi con la Bottega della Comunicazione e la cooperativa Fly Up circa una quindicina o vent'anni fa più o meno abbiamo realizzato una mostra che è formata da circa 11 pannelli, di cui vedete solo un esempio qui. Questo è uno dei 12, uno dei 12 pannelli di una mostra tutta interamente fatta su Don Milani. La facemmo per un evento che tenemmo a Righi e poi questa mostra comunque già è stata itinerante in vari posti e abbiamo pensato di riproporre la stessa mostra per le scuole che insomma vogliono farne richiesta. Ripeto, la mostra è fatta da 12 pannelli e
Inizialmente abbiamo pensato che come presentazione della mostra la possiamo, ecco qui, vabbè, la stiamo presentando qui, però la possiamo allestire nella struttura comunale di San Severo Appendino come diciamo presentazione iniziale della mostra, esponendo tutti e 12 pannelli, e poi in base alle scuole che ne faranno richiesta da gennaio 2024, appunto concordando con le scuole, diciamo chiaramente dipende dal periodo, però la mostra solitamente la possiamo tenere per una settimana, una decina di giorni per ogni scuola, la portiamo nella scuola, ma naturalmente la mostra è soltanto un punto di partenza per la creazione ovviamente di elaborati che possono fare i ragazzi e le ragazze delle singole classi, che possono studiare un tema diciamo con tutti gli insegnamenti che ci ha lasciato Don Milani, e poi integrare la mostra che noi portiamo con la scuola, con tutti i lavori che fanno i ragazzi, e quindi fare poi alla fine, avevamo pensato nello spazio Forcella, lo spazio anche dedicato ad Annalisa Durante, a fare questo allestimento della mostra con tutti i lavori che hanno prodotto le scuole che hanno poi fatto richiesta della mostra. La scuola, la mostra ha anche avuto il patrocinio del Comune di Napoli, o meglio l'ha quasi avuto, insomma siamo addirittura da Rima. L'abbiamo avuto, è una comunicazione ufficiale che si fa. Vabbè, perfetto. I tempi burocratici che ci vogliono naturalmente, quindi abbiamo avuto anche il patrocinio del Comune di Napoli. A maggior ragione, siccome lo spazio Forcella è uno spazio comunale, insomma ci fa molto piacere allestirla lì, soprattutto insieme ai lavori che i ragazzi possono realizzare per completare sempre di più la mostra. Chi vuole fare richiesta della mostra ci può mandare un'email o ci può chiamare a quell'indirizzo email, bottega della comunicazione didattica @gmail. Nella cartellina comunque ci stanno le indicazioni, per cui ci scrivete e noi concordiamo la mostra in base a periodo che partirà, ripeto, da gennaio 2024. Portiamo noi i pannelli e porteremo noi anche i cavalletti. Contributo per le spese, dobbiamo deciderlo ancora, sì, ma è un contributo soltanto per il trasporto, perché i pannelli devono essere trasportati e diciamo sono sciocchezze. Ma non è... Abbiamo sbagliato la diapositiva, è stato chiesto, prima che accela gentilmente con sì. Ah sì, c'è stato, che è stato concesso. A Via Duomo, poi anche vicino a Forcella, quindi si parla con la biblioteca Durante, e tra l'altro lì abbiamo fatto già una mostra delle scuole per la città, abbiamo fatto la mostra dei rendering dei progetti PNRR che realizzeremo, quindi ci fa piacere che San Severo Appendino sia un luogo in cui si parla di scuola, si riflette sulla scuola. Certo, anche la conclusione è certo, sì, è significativo. Grazie allora a tutti, grazie a Danila, grazie anche a Luigi. A questo punto, anche se abbiamo pochi minuti, un po' di dibattito non ci fa male. Allora, chi vuole intervenire? C'è un altro microfono, sì. Okay. Ho qualche domanda di chiarimento? Due minuti, minuto e 16 secondi, bravo. Prego.
come dire, farò un intervento a doppia faccia. Intanto la scuola oggi necessita, a mio avviso, nuovamente della cultura di Don Milani e di quello che è stato detto nei vari interventi. Forse mi iscriverò per non sentire più questa solitudine al movimento, perché a mio avviso oggi bisogna dirlo, c'è tanta solitudine per chi ha un'idea di scuola così come è stata raccontata da tutti gli interventi, altrimenti non è non contestualizziamo la scuola che hanno depotenziato, per avere una parola facile, voglio dire, ma questa non è quella più corretta. Noi abbiamo a che fare ogni giorno con, senza dare colpe, ma con un pensiero unico di una scuola che non è quello che ci stiamo raccontando. E sta la sensibilità di alcuni docenti, che probabilmente noi siamo qua e non siamo così tanti, perché oggi è il cittadino, a mio avviso, che ha perso completamente la consapevolezza del proprio ruolo e di conseguenza rispetto al lavoro che fa, ovviamente, degli insegnanti. Questa è un attimo la parte negativa, che non mi metto a dire tutti i problemi della scuola, perché essendo tutte noi uomini e donne di scuola li conosciamo, però facciamo i conti con dei muri che vanno oltre la sensibilità, che va, cioè ci scontriamo con un'idea politica di scuola che non è più quella che ci stiamo raccontando, che non è più quella che mette al centro gli studenti, gli adolescenti, i ragazzi, e non mette al centro assolutamente gli ultimi. Gli ultimi stanno alla porta, uscite fuori. Ovviamente si fa un'idea generale, sì, c'è un pensiero generale, non è che per fortuna c'è anche chi invece gli ultimi li fa sedere ai primi banchi, ovviamente per farne una metà. Di conseguenza l'aspetto positivo, cresciamo, moltiplichiamo, ci facciamo resistenza laddove è possibile e mettiamo in campo quello che almeno io penso di credere, perciò mi sono iscritta a questo momento di riflessione, lo vedo così, perché non posso accettare che la scuola, che la prima agenzia formativa alla quale tutti noi teniamo, dopo la famiglia, debba invece rinunciare a questo ruolo. Io non rinuncio e lotto insieme a voi. Grazie. Avevi ancora un altro secondo? No, lo concedo alla comunità. Bravissimo. Prego. Usano un vocabolario limitatissimo rispetto a quello che usavano
grazie Gabriella. Chi altro vuole intervenire? Abbiamo ancora qualche minuto. Forza, il microfono però. Ah, scusa, ti ha battuto sul tempo. Vai, vai. Una nota un po' polemica del mio periodo. Ma sono sempre gli insegnanti che si mettono in discussione. Sono dirigenti. I dirigenti non li sento mai. Ogni volta che si fa formazione, anche con la professoressa Striano, quando facevamo i corsi sui bisogni educativi speciali, no? Sempre gli insegnanti che si ammazzano di corsi, si mettono in discussione, eccetera. Ma i dirigenti sono pochissimi, quelli che si interrogano e quelli che, scusatemi se sono diretto, e quelli che ci tengono alla scuola. Per la mia esperienza diretta, e penso che il problema sia lì, quando il capofabbrica non è un capofabbrica il prodotto, avete voglia di fare la formazione eccetera, ma se non c'è la condivisione e il supporto è un lavoro inutile. E io penso che la scuola italiana si deve riformare soprattutto da chi la dirige. Grazie. Arturo. No, Ridurre nella maniera. Bisognerebbe capire qual è il primo trattino che unisce questo binomio tra pedagogia e politica. Perché il binomio è questo, è pedagogia e politica, non educazione e politica. Attenzione. Allora, qual è il primo tassello? Qual è il Allora, qualche tempo fa uscì un interessantissimo libro intitolato La scuola è una grande casa. Era una sorta di suggerimenti per gli insegnanti, soprattutto per la scuola primaria, e poi anche per la scuola media funzionava bene, in cui si invitava l'insegnante a far prendere coscienza ai propri alunni, alla propria classe, in che sistema stiamo. Quindi, per esempio, banalmente, i mobili che voi incontrate venendo a scuola, di chi sono? Chi è la proprietà dell'istituto? Che tipo di impegno ci può essere per i vostri genitori all'interno della scuola? Una serie di domande che, appunto, la scuola è una grande casa e come tale appartiene anche a te, che ci vieni ad abitare, te alunno, 200 giorni all'anno. Forse adesso bisognerebbe scriverne un altro di questi. La scuola è una grande azienda. La scuola è una grande azienda. E forse chi dovrebbe porsi il problema principale sono proprio i docenti, cioè la domanda fondamentale, ma in che tipo di sistema mi trovo ad esprimere la mia forza lavoro? Qual è il sistema? Che cosa mi chiede? Che tipo di valorizzazione mi dà? Insomma, ridefinire il ruolo dell'insegnante all'interno di questa che è diventata nei fatti, nella gestione, anche nel vocabolario, una azienda. Questo chiudo qua. Un'altra cosa volevo dire, mi è piaciuto moltissimo questa cosa che ha detto il vicepresidente sulla questione che ha fatto riferimento a quella scrittura sulla borghesia. Non ci sono più scritture sulla borghesia oggi dentro la scuola italiana, così come non ci sono più, e forse anche fra di noi non ci sono più, tipo, come mondo cooperativo e come mondo associazionistico. Scelte a Barbiana non ci potevano andare tutti, è vero questo fatto. Il passaggio fondamentale fu con Mario Lotti, quello saldò il rapporto, diciamo così, insomma, il rapporto tra associazione e scuola di Barbiano, movimento di cooperazione. Adesso
adesso queste sembra che tutto va bene, si può fare tutto con tutti, l'importante è stare dentro un recinto, e stare dentro un recinto in cui ci sono concessi dei movimenti. Allora io non sono naturalmente uno che discrimina, è bene stare in presenza, ma bisogna tenerlo presente questa cosa, e la vorrei qui ribadire con una banalità: non tutti possono affacciarsi dentro la scuola, così come non tutti potevano stare dentro a visitare con curiosità. Aspetta. Ok, grazie Arturo, e grazie soprattutto per la sintesi che sei riuscito a fare. No, bisogna... una cosa dobbiamo imparare... dobbiamo imparare tutti a fare quando è possibile. Che... Un attimo solo ancora, qualcun altro che vuole dire qualche cosa? Se no possiamo fare ancora due cose. Lauro ci fa un regalo, un altro regalo ce lo fa Stefano quando ci fa una bella fotografia a tutti quanti, lui compreso, una foto ricordo di questo incontro che mandiamo a tutti quanti i partecipanti. Non so se qualcun altro vuole dire qualche cosa, se no passiamo la parola a Lauro che ci fa questo regalo di una lettera segreta. Non è segreta, e l'ho tirata fuori, è pubblicata da tanti anni, quindi è stata scritta due mesi prima della morte. Per me è una delle lettere che più belle. Lo strano è che questo prete ogni volta che legge soprattutto le lettere, più le leggi, più ritrovi qualche elemento in più di insegnamento. Tanta è la profondità che diventano miniere, insomma, no? A questo proposito... Leggi. Facevo pubblicità al mio libro, per questo... era pubblicità a progresso. No, è vero che è bene leggere questo, che a me ha toccato profondamente, perché ritengo che sia una lettera che rappresenti un testamento accurato. Gli ultimi due mesi di vita non riusciva più a scrivere, i ragazzi rispondevano alle infinite lettere che ogni giorno venivano a Barbiana e lui non era in grado più di scrivere. Però a un certo momento c'era Carla, una ragazzina che poi è andata a sposa a Michele Gesualdi, Carla Carotti, che legge la lettera di questa diciottenne, si chiamava Nadia Neri, che oggi fa la psicanalista a Roma, 95enne, ma lucidissima. Io ho incontrato l'altro giorno e sono rimasto toccato. Questa lettera c'è tutto il senso del messaggio che Don Milani vuol dare ai ragazzi stessi. È una 19enne, quindi tenetelo presente, che gli domanda in una lettera inviata: ma come posso fare, cosa posso fare per gli ultimi? Quante persone posso amare? Chi devo amare? Eccetera, no? Allora sentite cosa le risponde. Cara Nadia, da qualche tempo ho rinunciato a rispondere alla posta e ho incaricato i ragazzi di farlo per me. Arriva troppa posta e troppe visite e io sto piuttosto male. Le forze che mi restano preferisco spenderle per i miei figlioli che per i figlioli degli altri. Oggi però la Carla, 14 anni, arrivata alla tua lettera e dopo averti risposto lei con la lettera che ti accludo, mi ha avvertito che ti meriteresti una risposta migliore della sua. Ti dispiacerà che io faccia leggere la posta ai ragazzi, ma dovresti pensare che a loro fa bene. Sono poveri figlioli di montagna, da 12 a 16 anni. E poi, te l'ho detto, io vivo per loro. Tutti gli altri sono solo strumenti per far funzionare la nostra scuola. Anche la lettera ai cappellani militari e ai giudici sono per me episodi della nostra vita, e servono solo per insegnare ai ragazzi l'arte dello scrivere, cioè di esprimersi, cioè di amare il prossimo, cioè di fare scuola.
So che voi, a voi studenti queste parole fanno rabbia, che vorreste che io fossi un uomo pubblico, a disposizione di tutti, ma forse è proprio qui la risposta alla domanda che mi fai. Non si può amare tutti gli uomini. Si può amare una classe sola, e questo l'hai capito anche te. Ma non si può nemmeno amare tutta la classe sociale, se non potenzialmente. Di fatto, si può amare solo un numero di persone limitato, forse qualche decina, forse qualche centinaio. E siccome l'esperienza ci dice che all'uomo è possibile solo questo, mi pare evidente che Dio non ci chieda di più. Nei partiti di sinistra bisogna militare solo perché è un dovere, ma le persone istruite non ci devono stare. Li hanno appestati. I poveri non hanno bisogno dei signori. I signori ai poveri possono dare una cosa sola, la lingua, cioè il mezzo di espressione. Lo sanno da sé i poveri che cosa dovranno scrivere, quando sapranno scrivere. E allora, se vuoi trovare Dio e i poveri, bisogna fermarsi in un posto e smettere di leggere, di studiare, di occuparsi solo di far scuola ai ragazzi dell'età dell'obbligo e non un anno di più, oppure agli adulti, ma non una parola di più. A una parola di più dell'uguaglianza, e l'uguaglianza in questo momento deve essere sulla terza media, allora era l'obbligo terza media. Tutto il di più è privilegio. Naturalmente bisogna far ben altro di quel che fa la scuola di Stato con le 600 ore scarse. E allora chi non può fare come me deve fare solo il doposcuola, il pomeriggio, le domeniche e l'estate e portare i figli dei poveri a pieno tempo come l'hanno fatto i figli dei ricchi. Quando avrà perso la testa, come l'ho perso io, dietro poche decine di creature, troverai Dio come un premio. Ti toccherà trovarlo per forza, perché non si può far scuola senza una fede sicura. È una promessa del Signore contenuta nella parabola delle pecorelle, nella meraviglia di coloro che scoprono se stessi dopo morti e benefattori del Signore senza averlo nemmeno conosciuto. Quello che avete fatto a questi piccoli, eccetera. È inutile che tutti bachi il cervello alla ricerca di Dio o non Dio. Ai partiti di sinistra dagli soltanto il voto. Ai poveri fagli scuola. Subito, prima di essere pronta, prima di essere matura, prima di essere laureata, prima di essere fidanzata o sposata. Prima di essere credente. Ti troverai credente senza nemmeno accorgertene. Ora sono troppo malconcio per rileggere questa lettera. Chissà se ti avrò spiegato bene quel che volevo dirti. È stupenda questa. Allora, grazie Lauro per questo regalo, grazie a tutti della partecipazione. Se siamo d'accordo ci facciamo una foto ricordo che inviamo a tutti.